Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questa nuova puntata su Dr. Loomis Channel. Oggi spacchettiamo un gran bel pacco, anzi ne spacchettiamo due perché uno mi è arrivato da DVD Store, mentre un altro mi è arrivato tramite un ordine fatto su Amazon grazie a un venditore terzo che aveva messo un bel po' di prodotti in promozione. E il pacco di DVD Store lo dividerò a metà. Oggi mostrerò, diciamo, i prodotti principali, poi abbiamo qualche Blu-ray che invece ve lo farò vedere in un altro video. Però abbiamo un bel po' di roba, perché guardate un po', tra Steelbook, cofanetti e Amarai abbiamo davvero tanta roba da vedere in questo video. Ho approfittato di varie promozioni, c'era la promozione Warner, se non sbaglio, prendendo due prodotti c'era lo sconto del 40%, insomma ho fatto un po' di affari, come presumo abbiate fatto anche voi se avete visitato il sito DVD Store. Iniziamo subito dal primo prodotto, perdonate comunque l'acconciatura, devo andare al parrucchiere, non si mantengono fermi questi capelli. Comunque, oggi parliamo innanzitutto di due prodotti Warner. Ho approfittato infatti di questa promozione per recuperare due Steelbook 4K uscite in commercio diversi mesi fa. Uno è la Steelbook del colore viola, capolavoro, uno dei grandi film girati negli anni 80 da Steven Spielberg, rivalutato secondo me un po' qualche anno dopo, anche perché durante i premi Oscar varie nomination e tutto, però non sbancò quell'anno, nonostante appunto un'ottima regia. Qui abbiamo uno Steven Spielberg differente rispetto a quello visto negli anni precedenti, con le varie pellicole dedicate a Indiana Jones, E.T. eccetera. Parla comunque, affronta il tema della schiavitù nell'America di quegli anni. Vediamo un po' da quest'altra angolazione, spacchettiamolo innanzitutto. Steelbook che non acquistai al day one, infatti ho fatto bene perché grazie a questa promozione ho aspettato qualche mese, l'ho pagato a malapena 12 euro. Una bella steelbook, sicuramente non mi ha fatto impazzire quando ho visto l'artwork, anche se, ripeto, molto molto carina, con il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg. Nel cast abbiamo anche Danny Glover, che ricordiamo per Arma Letale, poi abbiamo Oprah Winfrey che ha fatto una bella parte qui, Steven Spielberg, The Color Purple, questo è il titolo originale, tratto appunto dal, presumo sia un romanzo di Alice Walkers, che vinse appunto il premio Pulitzer. Quindi abbiamo una steelbook lucida, ecco qua. Questo invece è il retro, parla della vita, parla dell'amore, parla di noi. Quindi l'adattamento cinematografico curato da Steven Spielberg nel 1985 dal romanzo che vinse appunto il premio Pulitzer. Vediamo un po', ci sono diversi contenuti speciali, presumo, non ho fatto un controllo, devo essere sincero, presumo siano gli stessi extra usciti in commercio già tanti anni fa, quando è uscita l'edizione a doppio disco che io peraltro posseggo, ho ancora quel bel box con a cartoncino con due dischi, era abbastanza ricco di contenuti speciali. Infatti qui abbiamo The Color Purple from Book to Screen, quindi diciamo dal libro allo schermo, A Collaboration of Spirits, quindi il casting, tutto scritto comunque in inglese, The Making of del film, insomma il musical, trailer, abbastanza ricco il comparto extra. Tra le tracce abbiamo praticamente la traccia inglese, ce l'abbiamo in 5.1, poi abbiamo la traccia italiana invece il Dolby Digital 2.0. Giriamo un po', insomma vediamo per bene comunque la steelbook, vediamo se abbiamo qualche immagine particolare sullo sfondo, ecco qua, vediamo. Quindi abbiamo le due sorelle. Un film sicuramente molto toccante. E qui abbiamo il disco 4K e il disco Blu-ray. Questo l'ho rivisto comunque diversi anni fa, quindi sinceramente in questo momento non lo riguarderò, però conto di farlo prossimamente, magari tra un po', tra qualche mese.
Poi passiamo a un prossimo titolo, anche questo è un prodotto Warner uscito in 4K, Un dollaro d'onore, titolo originale Rio Bravo, diretto da Howard Hawks con John Wayne, Dean Martin e Ricky Nelson. Questo è un film di cui sento parlare da una vita, ma sinceramente non l'ho mai visto, quindi casca a fagiolo, diciamo, l'uscita di questa edizione 4K. Anche in questo caso ho approfittato di una promozione, anche se il prezzo non è stato proprio così basso come il colore viola, l'ho pagato comunque intorno ai 16 euro, secondo me comunque un buon affare, visto che era uscito in commercio e costava, se non sbaglio, intorno ai 30. Ecco qua, quindi questo è l'artwork con i tre personaggi, questa è la costina e questo invece è il retro. Probabilmente il miglior film di Hawks, impeccabilmente recitato, scritto e diretto in modo magnifico, con ironia e generosità. Qui invece gli extra sono scritti in italiano, o quasi. Abbiamo il commento audio di John Carpenter e Richard Schickel. Ricordiamo comunque che John Carpenter è un estimatore del cinema western. Se non sbaglio, aveva fatto anche un commento audio per un'edizione estera, ovviamente, di C'era una volta il West di Sergio Leone. Mentre sul Blu-ray abbiamo due featurette vintage, Commemoration Rio Bravo e Howard Hawks Old Tucson, Where the Legends Walked, e poi abbiamo trailer cinematografici. Anche in questo caso abbiamo ovviamente la traccia italiana, qui ce l'abbiamo in Dolby Digital 1.0, oltre a spagnolo, francese, tedesco, e la traccia inglese in 2.0. Diamo un'occhiata anche in questo caso allo sfondo, togliamo il flyer, ecco qua, vediamolo in maniera integrale. Spero si veda bene, scusate perché a volte non controllo se riesco a riprendere in maniera integrale. Poi giriamo e qui abbiamo i due dischi, quindi disco 4K HDR e il disco nel formato Blu-ray. E questa è l'immagine di sfondo. Rimettiamo i dischi nei propri slot e chiudiamo. Quindi queste erano le due steelbook, due recuperi. Ho aspettato un po', se li avessi acquistati al day one avrei speso più o meno intorno ai 60 euro, più o meno, forse qualcosina in meno. Alla fine con 30 euro, la metà, li ho recuperati aspettando qualche mese. Poi passiamo ad un altro titolo, questo nel formato Amarai, ed è il film Mixed by Harry. Questo è un film che ho visto su Netflix. Mi è piaciuto moltissimo e quindi ho aspettato che uscisse qualche promozione, infatti ho approfittato della promozione del 40% e me lo sono portato a casa, tratto da una storia realmente accaduta a Napoli negli anni 80, quindi questa è praticamente la storia di un gruppo di ragazzi, in modo particolare appunto il protagonista di questo film, di come è nata, diciamo, la pirateria in Italia. Vediamo da quest'altra angolazione la vera storia del re dei pirati. Infatti in quegli anni loro registravano una marea di musicassette, le rivendevano, tant'è che erano diventati praticamente l'etichetta numero uno in Italia, quella che vendeva di più, ed era un'etichetta pirata. Infatti poi sono nate dopo le varie leggi sulla pirateria, ma qui bene o male viene raccontato un po' tutto, anche se un pochino più romanzata, come viene poi specificato anche dal vero protagonista, che poi rilasciò varie interviste. Questo è un film che è stato diretto da Sidney Sibilia, che ricordo essere il regista della trilogia di Smetto quando voglio, quindi un bravissimo regista a mio parere. Giriamo un pochino, questa è la costina e questo è il retro. Commedia perfetta, dice Vanity Fair, veloce, divertente, pieno di brillanti idee, dice La Repubblica. Quindi una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un'incredibile avventura internazionale.
nel magico capoluogo campano degli anni Ottanta, dove Maradona è una divinità. Enrico Harry, Frattasio, trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all'aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo, una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti. Sono curioso anche di vedere i contenuti speciali, perché ripeto, io il film l'ho visto tramite Netflix, e quindi qui in questa edizione Blu-ray troviamo un commento audio del regista e dello sceneggiatore, quindi ovviamente essendo un film italiano, regista e sceneggiatore italiano, avrò modo di poterlo ascoltare finalmente senza dover leggere i sottotitoli. Poi abbiamo un making of e delle scene eliminate. Per quanto riguarda la traccia audio, abbiamo un 5.1 più l'autodescrizione 2.0, durata 116 minuti, formato video 2.35. Ecco qua, l'interno è molto molto semplice. Voilà. E quindi un film che personalmente vi consiglio. Se non volete acquistarlo, guardatevelo comunque su Netflix. Poi, altro recupero che ho fatto. Questo l'ho preso più che altro per poter avere la promozione su, per questo. Perché bisognava avere almeno due prodotti in carrello per poterlo avere col 40%, e quindi alla fine ho recuperato finalmente dopo tanti anni Young Guns. Questa è una pellicola d'azione girata negli anni 80. Ecco qua la vera storia di Billy the Kid. Gran bel cast, composto da Emilio Stives, Louis Diamond Phillips, poi abbiamo anche Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, insomma un gran bel cast. Young Guns, Giovani Pistole. Spacchettiamolo subito subito. Pagato pochissimo, pagato 5 euro, forse poco meno. Ecco qua, quindi cast al completo. Se non sbaglio poi hanno fatto anche un sequel. Non so se c'è l'intero cast nuovamente anche nel secondo film. Ecco qua, Young Guns, edizione che comprende anche dei contenuti speciali. Sì, abbiamo featurette, backstage e trailer. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo quella italiana e quella in inglese in 5.1 di TSHD Master Audio. E, vediamo un po', formato video 1.78, quindi un classico western degli anni 80, o 1988 per la precisione. Voilà, questo è l'interno, molto semplice. Stacchiamo il disco, ecco qua. Poi passiamo subito, non fermiamoci perché altrimenti questo video dura mezz'ora. Qui invece prodotti che ho recuperato, ripeto, tramite Amazon, venditore terzo, ho recuperato finalmente questo film, Countdown. Questo è un horror, fa parte dell'etichetta, cioè della Hell House, la collana Hell House della Eagle Pictures. Andiamo a spacchettarlo. Avevo già acquistato in passato i film di Brian Usna e di Stuart Gordon. Vorrei prendere prossimamente anche Fragile, che quella è una bella pellicola che non vedo da tanti anni. Ho ancora l'edizione nel formato DVD. Ecco qua, quindi abbiamo la classica custodia, la slip soft touch, che però si può rovinare facilmente secondo me. Ok, con questo bel effetto, spero si possa notare, luccicante. C'è un'app per tutto, questa ti piacerà da morire. Countdown, vediamo, costina. Abbiamo sempre il titolo leggermente in rilievo, esattamente come il logo della Blue Mouse. Vediamo il retro, stesso stile. Edizione che non so se comprende contenuti speciali, che io qui non ne leggo sinceramente, però per quanto riguarda le tracce audio abbiamo un 5.1 sia per la traccia italiana che per quella inglese di TSHD Master Audio, mentre per il film nel formato DVD, perché qui abbiamo il combo, quindi Blu-ray più DVD, abbiamo la traccia sia italiana che quella inglese in Dolby Digital 5.1. Diamo uno sguardo all'interno. Stesso artwork, vediamo un po' se è specificato qualcosa sugli extra. No, non leggo nulla. E poi l'interno, abbiamo quindi i due dischi, Blu-ray e DVD, e poi abbiamo questa cartolina
che è una vera e propria cartolina, come possiamo vedere. E niente, Hell Car, ho detto Blue Mouse, invece no, non è la, è la Hell House. Rimettiamo nuovamente all'interno. E quindi, altro recupero fatto davvero per pochissimi euro, lo vendevano a 3,60€, esattamente come vendeva anche il prossimo prodotto, 3,60€, una pellicola d'azione con protagonista Liam Neeson, che dice sempre che sarà l'ultimo film d'azione che faccio, però continuo a farli e a me va benissimo, perché è uno dei migliori attori, secondo me, degli ultimi 20 anni, che si è, diciamo, addentrato nel genere action. Mai rubare a casa di un ladro, Honest Thief, Liam Neeson. Giriamo, quindi film diretto da Mark Williams, la storia di Tom, noto rapinatore di banche, deciso per amore a smettere con una vita all'insegna dell'illegalità. Sperando di chiudere un accordo per una pena ridotta, accetta di restituire tutti i soldi che ha rubato, ma quando due agenti dell'FBI lo hanno accusato di omicidio, ora deve fuggire per scagionare il suo nome e assicurarli alla giustizia. Anche questa edizione priva di contenuti speciali, abbiamo la doppia traccia italiana e quella inglese in 5.1, formato video 2.39. L'interno, ecco qua, molto molto semplice, non abbiamo cover alternativa. Poi, altro titolo che volevo recuperare già al day one, ovvero il film Freaks Out. Questa è una pellicola italiana, è uscita anche in 4K, però alla fine per 3,60€, anche questo 3,60€, mi va benissimo anche nel formato Blu-ray. Spacchettiamo. Di solito preferisco spacchettarli prima, ma non ho avuto il tempo. Ce la faremo. Ecco qua. Quindi abbiamo edizione con slip, Freaks Out, pellicola diretta da Gabriele Mainetti. Gran bel cast, abbiamo praticamente Claudio Santamaria, abbiamo Pietro Castellitto, il figlio di Sergio Castellitto, poi abbiamo Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e anche Giancarlo Martini. Dal regista di Lo chiamavano Gig Robot. Vediamo un po' anche la costina. Giriamo, abbiamo un bel po' di varie testate che parlano abbastanza bene di questo film. David di Donatello ne ha 27, due nastri d'argento, 4 Chuck d'oro e un globo d'oro. Insomma, wow. Ambientato negli anni 40, Seconda Guerra Mondiale, nel circo di Israel, vivono 4 ragazzi fuori dal comune. Per quanto riguarda i contenuti speciali, abbiamo il making of, gli effetti speciali, scene eliminate, la colonna sonora, video gallery, storyboard, spot, insomma, e anche le papere. Pellicola che fa parte del genere avventura-guerra, abbiamo la traccia italiana in DTS HD 7.1, durata anche abbastanza importante, 140 minuti, formato video 2.35. E qui invece abbiamo la Marai, stesso artwork. E l'interno, quindi abbiamo anche la card. Benvenuti signore e signori, conoscerete creature straordinarie capaci di imprese memorabili e stupefacenti. Ecco qua, quindi abbiamo unicamente il disco Blu-ray. Poi, prossimo titolo, abbiamo Hurricane, allerta, uragano. Questo è un action movie. Anche questo ho recuperato soltanto per pochi euro. Questo è dal regista di Fast and Furious. Preparatevi al disastro, allerta uragano. Non ho visto nemmeno il trailer di questo, non che sia uscito proprio adesso, anzi è uscito da qualche anno, se non sbaglio sì, 2018, un action thriller. Anche in questo caso doppia traccia, come appunto di solito per le edizioni Eagle Pictures. Anche in questo caso non trovo contenuti speciali. Vediamo un po' di cosa parla. L'uragano più violento nella storia degli Stati Uniti
sta per abbattersi sull'Alabama. Mentre gli abitanti cominciano a evacuare la zona, il meteorologo Will, suo fratello Breeze e la determinata agente del tesoro Casey si ritrovano soli in mezzo alla furia della tempesta. Allora, vediamo l'interno. Qui abbiamo il disco, qui abbiamo una carta, beh, con altri prodotti targati Eagle Pictures. Poi abbiamo un recupero fatto Midnight, che non avevo mai recuperato, ovvero Vampires. Fa parte appunto delle limited edition della Midnight Factory. Anche questo pagato pochi euro. C'erano altri prodotti sempre della Midnight, però li avevo già in collezione, quindi ho recuperato solo questo. Quindi limited edition Blu-ray più booklet, costina, e vediamo un po'. Quindi l'indubbio merito di Vampires è di aver riportato la figura del vampiro alla sua essenza squisitamente erotica. Matellano rimane estremamente fedele all'opera originaria, sia nella storia che nella spartana messa in scena, dice Everai.it. Vediamo un po' che cosa comprende questa edizione. Abbiamo la doppia traccia, quella italiana e quella in inglese in 5.1 di TSHD Master Audio. Come contenuti speciali abbiamo unicamente il trailer. Quindi all'interno della slip abbiamo quindi quest'artwork, fronte retro, disco Blu-ray, e poi abbiamo il booklet, il classico booklet che viene curato dalla Nocturno, che adesso sfogliamo insieme. Ecco qua, un remake asciutto, pellicola, vediamo un po', non so se è una pellicola americana o se è una pellicola sudamericana, comunque pellicola girata nel 2015. La carne, il sangue, l'ambiente, primo Vampires, ecco qua. E quindi molto breve come al solito, però comunque abbastanza sintetico, però va benissimo. E quindi questo è Vampires. Infine, prima di lasciarvi, ho acquistato sempre tramite lo stesso venditore anche questo box, il box dedicato a Spike Lee. Box dedicato a Spike Lee che comprende praticamente tre pellicole. Ovviamente qui abbiamo Fa la cosa giusta, abbiamo Clockers, che era già uscito comunque in Blu-ray diversi anni fa. In più abbiamo anche il più recente, Il sangue di Cristo. Sangue di Cristo, che era già uscito appunto tramite la Midnight, sempre tramite le varie edizioni della Factory, con il disco Blu-ray, sempre il booklet limitato. Vediamo un po' cosa abbiamo all'interno. Abbiamo comunque i tre film nel formato Blu-ray. Vediamo un po', abbiamo il primo film, Fa la cosa giusta, che io comunque avevo già recuperato nella versione Steelbook 4K, che era uscita in Spagna, sempre con la traccia italiana. Abbiamo il 2.0 italiano più il 5.1 inglese. Non credo che ci siano contenuti speciali all'interno, a differenza invece dell'edizione uscita tempo fa in 4K. Poi abbiamo Clockers, anche in questo caso abbiamo la traccia 2.0 oltre al 5.1 inglese, mentre il film Il sangue di Cristo abbiamo la traccia italiana in 5.1 oltre appunto alla traccia inglese. Comunque box abbastanza semplice, non sono di quelli rigidi, che comprendono appunto i tre Amarai, e si tratta comunque di un prodotto targato Koch Media, della vecchia Koch Media. Bene, termina qui questo video unboxing, questo video spacchettamento con gli ultimi affari fatti appunto grazie a DVD Store e ad Amazon. Io vi ringrazio per aver visionato questo video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!